buonasera amici ed amiche del canale, buonasera dal vostro Nick Juve. Gli highlights della partita. Partita veramente assurda, assurda. Pezzi di merda. I pezzi di merda pensavano di portarsi a casa il risultato. Pensavano di portarsi a casa la fetta totale della torta con due rigori che vi abbiamo regalato. Scarsi che non siete altro, con la super squadra, due squadre che avevate a disposizione per annichilire la Juventus. Vi facciamo passare in vantaggio con un errore, vi rimontiamo col 2-1, 2-2, vi diamo un altro rigore perché senza quello non avreste fatto un cazzo. Andate sul 4-2 e che fate? Alla fine ne prendete altri due, 4-4. Avete fatto una figura di merda, una figura di merda planetaria, 4-4. Senza Bremer, Cop Miners, Nico Gonzalez, tutti i calciatori che avevamo, Ildiz vi ha annichilito con una doppietta, voi che eravate i fenomeni, siete usciti con le ossa rotte, quattro schiaffi avete preso da una squadra in costruzione, con tanti infortuni, con tante mancanze, con tante lacune, vi abbiamo annichilito, non avete fatto un cazzo se non quello che vi abbiamo concesso noi, due rigori regalati. Ma come cazzo si può fare con Danilo e Calulu che vi hanno dato due calcioni in culo e vi abbiamo regalato quei due rigori lì, altrimenti senza quei due rigori lì dove cazzo dovevate andare? A squadra dei fenomeni, la squadra super favorita, super completa. Adesso c'è pure Marelli che farà la desamina. Ma qua che cazzo abbiamo per qua là? È mea colpa di due rigori che abbiamo causato noi come i deficienti. Perché se non vi causiamo e vi regaliamo quei due calci di rigore, la partita finisce in maniera completamente diversa. E comunque, da parte nostra, quando eravamo sul 2-1, Motta, un attimo più di chiusura. Giocartela in contropiede, giocartela per cercare di chiudere la partita anziché continuare ad attaccare e fare in modo che la partita poi, per sfortuna e per errori nostri, gli dai il rigore, la porti sul 3-2, li fai andare sul 4-2, avremmo rischiato veramente una partita in stile Barcellona-Real Madrid. Per fortuna che è uscito quell'altro Fagioli insieme a Danilo. Fagioli e Danilo in campo non si possono vedere. Un qualcosa di osceno, di aberrante. Sono inguardabili. Cisco con Seisao, una spina nel fianco. Io l'ho sempre detto che quello degli esterni è quello più forte, che romperà le palle a tanti. Grande, grande prova di Kenan Ildiz. Bellissimo anche il primo gol con lo scambio Cabal-McKennie. Vlahovic, bellissima azione, pulita, con stile, con tante cose mi sono piaciute e tantissime non mi sono piaciute. Mi sembrava una partita in stile antico, stile veramente Zemallandia. Ne fai 4, ne prendi 4, ne fai 3, ne dai 3, ne dai 2, ne dai 5. Cioè, riorganizziamo le idee, testa. Gli errori di Danilo hanno condizionato Calulu in una maniera incredibile. Stavo scendendo dalla partita, poi per fortuna l'ingresso di Gatti ha un po' anche rasserenato la situazione. Per come si diceva che c'era stato un alterco tra l'allenatore Motta e Gatti. Comunque, mi raccomando, iscrizione al canale, like al video e condividete il più possibile. Al prossimo, ciao, un grande abbraccio dal vostro Nick Juve. 4-4. Dove dovevate andare? Dove dovevate andare? Ciao, 4-4. Kenan Ildiz, ciao, alla prossima.